questa puntata potremmo tranquillamente chiamarla la puntata della pigrizia, cioè, o meglio, nostra, la nostra, quella del non voglio usare WhatsApp per salutare gli amici, le amiche e mandare catene brutte tipo a te ricevere a te famiglie buone feste, quindi usiamo mezzo pubblico per uso privato e chiamiamo gli amici e le amiche. Abbiamo Nadia Terranova. Buongiorno Nadia. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Ma ovviamente abbiamo anche fatto una scelta di tutte le persone che sappiamo avere anche un buon polso della situazione culturale del nostro paese e quindi poterci dare dei buoni consigli e magari ricordare una cosa bella successa in questo 2022. Intanto Nadia, una cosa bella recentissima è la vittoria del premio Strega Ragazzi e Ragazze con Il Segreto. Sono successe altre cose belle sì, nell'anno. Sì, però mi piace ricordare la sua recentissima. Recentissimissima con Mara Cerri di questo bellissimo libro che so che è una cosa che vi ha rese veramente molto felici. Anche perché a votare erano i ragazzi delle scuole, questo secondo me è il premio più bello, con tutto il rispetto verso tutti i premi, però quando le giurie sono composte da centinaia di ragazzi delle scuole che scelgono tra libri belli, perché tutti i libri arrivati in finale erano belli, scelgono il tuo libro, è stato veramente bellissimo. Sì, e la categoria 8+, quindi è proprio molto specifico. Sì, perché sono tutte divise, frazionate diciamo per età. Allora Nadia, io ti ho chiesto di pensare ad una cosa bella, letta o vista o sentita durante questo 2022, che cosa hai scelto? Allora, io sono rimasta nelle mie letture più recenti e ho scelto un libro horror per ragazzi, visto che questo fine d'anno mi ha portato appunto queste belle novità sulla letteratura per ragazzi e visto che a me piace, voi lo sapete, che anche gli adulti leggano libri apparentemente travestiti da libri per ragazzi, che lo sono, ma che sono non per questo meno belli, anzi, più liberi. Volevo consigliare una lettura recente che ho fatto in una sera soltanto, e per me le letture che si fanno in una sera soltanto hanno sempre qualcosa di speciale, perché vuol dire che veramente il libro non ti lascia andare. Così è accaduto, si intitola Quando Helen verrà a prendervi, ed è un libro che ha pubblicato da 12 ragazzi, tradotto, è un grande classico della letteratura per ragazzi, e parla di questa bambina, l'autrice si chiama Mary Downing Han, magari in Italia non dirà molto agli italiani, però invece appunto è un libro bestseller in lingua inglese, ed è il racconto di una famiglia che si fa trasferire, guarda caso, vicino a un cimitero in una villa, perché la madre vuole dipingere, il padre anzi il patrigno, perché non sono la protagonista, insomma la voce narrante non è figlia di quest'uomo, insieme al fratello, fa delle ceramiche, e quest'uomo ha una bambina, una sorellastra per l'appunto, che ama andare a giocare in questo cimitero che insomma è vicino a questa villa dove si trasferiscono. E questa storia, come spesso accade nelle storie di fantasmi, si intreccia con quella di una bambina morta più di 100 anni prima. Tra questa sorellastra e questa bambina fantasma ci sono delle inquietanti corrispondenze. Il libro è scritto benissimo, affronta temi importanti come appunto famiglie che si formano non necessariamente con legami soltanto di sangue, amicizia, sensi di colpa dei bambini, perché i bambini sono grandi portatori di sensi di colpa, e tramite questa storia ci sarà una grande liberazione di quello che è un peso nel cuore di questa bambina, della sorellastra, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo dire, l'ho letto mentre tutti in casa dormivano, tutti, mia figlia, il mio compagno e le mie gatte. Una sentiva secondo me la paura nell'aria perché è andata a nascondersi e l'altra invece si è messa sui miei piedi e mi ha guardato per tutto il tempo della lettura, quindi anche i felini hanno sentito queste vibrazioni. Io sono una grande fan dei libri di fantasmi e dei libri horror, perché quando poi sono così proprio dei piccoli gioielli, dei piccoli capolavori, con la paura riescono a veicolare tantissime emozioni. Adesso è il caso di questo. Beh, sai bene che almeno con me sfondi una porta aperta, perché io amo tantissimo questa letteratura, quindi sono molto felice. L'avrei voluto probabilmente
leggere anche quando ero ragazza, sì, ragazzina, però sì, lo leggo volentieri. Non anche c'è adesso la discadenza, puoi no, farlo. Infatti. Guarda, te lo godrai tantissimo, sono sicura che ti piacerà un sacco, Flavia. Sono d'accordo, sulla fiducia. Grazie mille, Nadia, ti lasciamo andare, a presto, buon 2023 a questo punto. Anche a voi, ciao. Vi voglio bene. Anche noi, ciao ciao. Ciao. Buon anno, ciao ciao ciao. Questo giro di tastiera mi ricorda una canzone che non c'entra assolutamente nulla, tra l'altro è uscita 20 anni dopo a questa I Don't Know What I Can Save You From, era Pablo, anzi Feste di Pablo, dove c'era Cara e Fedez. Beh, adesso che hai flexato come questa che cosa ho fatto io? Hai flexato, non so perché mi è venuta, sarà che c'è un insegnante al telefono, ho avuto un momento di che? Ragazzitudine. Babbionaggine, buongiorno. Esatto, Giusy, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Giusy Marchetta, lo dicono flexato i ragazzi? No, mi sono inventata una cosa che non esiste. Non lo so, non ti so dire, questo è indagherò. Faccio finta di niente, dici, quando dicono queste cose incomprensibili. La solita eleganza, esatto, di Giusy Marchetta che non ti manda a stendere. Esatto. Indagherà. Indagherà. Ben allora, trovata, ben trovata, che piacere. Siamo molto felici di risentirti, Giusy. Noi ogni tanto ci sentiamo, ma in realtà siamo sempre un po' connessi con il cuore, secondo me. Io e lei siamo legati da un... Ogni tanto ci penso a Giusy. Da un bucatino. Da un bucatino. Sì, esatto. Sì, sì, non diciamo troppo, però sì, è vero. No, è anche romantico, perché appunto si appunto può fare il gioco del telefono con... È interessante. Giusy, guarda, lei stava per dire dall'amore per la lettura, però tu sei stato più sincero. Sì. Giusy, tra l'altro tu sei stata impegnatissima in questo periodo con vari progetti, io ti seguo ovviamente, che riguardano la lettura ad alta voce, giusto? Esatto, sì. Sì, raccontaci, vero, un attimo al volo, giusto, perché sì, è una cosa, sì, che mi piace sempre tanto. Guarda, è una cosa molto bella che faccio in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, dove mm-hmm. sto facendo un assegno di ricerca con il professor Federico Batini, che si occupa della lettura ad alta voce a scuola. Mm-hmm. È un progetto molto bello e cerco un po' di diffondere l'idea che la lettura ad alta voce sia uno strumento veramente bellissimo per lavorare a scuola e che sia qualcosa da fare, vediamo, in tutti i gradi di scuola. L'insegnante legge ad alta voce e condivide la storia con tutti e tutti i bambini della classe. Io credo di essere un po' sempre stata controcorrente, perché a me è sempre piaciuto tantissimo leggere ad alta voce, anche in classe, che è una cosa che uno diceva, sai, un po' ti vergogni. A me è sempre piaciuto tanto, sarà che, non so, mi facevano sempre fare il narratore alle recite, anche da piccola, che ero quella, la mettevi là e leggeva ad alta voce, perché trovo che sia anche un modo molto efficace per comprendere anche quello che stai leggendo. Sì, sì, guarda, ma tra l'altro la cosa bellissima di questa esperienza per me era parte appunto della lettura ad alta voce a scuola, che è sempre una cosa che sto scoprendo, mi piace tanto leggere per bambini anche, mm-hmm. ma è che i risultati della scientifici ci dicono che fa benissimo dal punto di vista poi delle competenze, di quello che sviluppa in noi, no? Nel nostro cervello, nel modo in cui cresciamo, quindi per me è proprio una cosa stupenda. Esatto. Senti, invece, a parte questa cosa bella, che sicuramente è una cosa bella del 2022 che ti porti dietro, c'è qualcosa ovviamente che vuoi condividere con noi di letto o visto o sentito bello di questo 2022? Allora, sì, in realtà se posso invogliare ti volevo dare un consiglio di lettura sia per bambini che per adulti. Certo. Assolutamente sì, visto vai. Che c'è questa cosa dell'esperienza della lettura ad alta voce. Sto facendo un pochino di esperienza dal punto di vista della lettura per bambini, di cui ero invece molto ignorante, penso. Ho scoperto questo libro bellissimo, che si chiama La vera storia della strega cattiva. Mm-hmm. E veramente non ho illustrato, le illustrazioni sono spettacolari, sono bellissime, si può leggere veramente con piacere, però si può anche tenere con piacere perché è un bellissimo libro. E la cosa straordinaria è che è La vera storia della strega di Hansel e Gretel. Ah! Okay. E diciamo è un po' triste, nel senso che la vera storia della strega cattiva ci dice che era solo una bambina nata e rifiutata dai genitori e anche dal villaggio in cui era considerata troppo brutta, mm-hmm. e troppo, quindi indesiderata, e quindi si è rifugiata nel bosco e da lì, diciamo, aveva scelto di essere l'unica cosa che poteva essere.
molto molto bello. Come sempre, dietro a quelli che vengono considerati i cattivi e le cattive c'è spesso una storia più interessante di sì, quella. Assolutamente. Ma beh, se poi assolutamente, quindi io ve la consiglio perché veramente mi ha toccato. Ridimmi il titolo bene, così me lo segno anche qua. Storia. La vera storia della strega cattiva. Luca Tortolini l'autore, Maya Celiglia l'illustratrice, Terre di Mezzo editore. Perfetto. Terre di Mezzo editore, esatto. Ovviamente se volete invece una cosa più, diciamo, questa è un po' triste come storia, ce n'è un'altra molto invece che consiglio, che è meravigliosa, si chiama La mia ombre rosa. Mm-hmm. Veramente un rimarco illustrato stupendo, sempre per bambini, di Scott Stewart, che parla di un bambino che ha l'ombra rosa mentre il papà c'è l'azzurra. Okay. E lui spera un giorno di avere quest'ombra azzurra, ma questa cosa non succede, la sua ombra continua ad essere rosa. Ed è una storia veramente bellissima, perché dobbiamo un po' capire tutti, no, che le nostre ombre non sono solo rosa o azzurre, ma hanno tante caratteristiche, ognuna la sua. Che bello. Tra l'altro questo è stupendo, cioè veramente questa storia dell'ombra rosa mi ha proprio... È bellissimo, sì. Entrambi i libri hanno 40 pagine, quindi se sentite una mente maiuscola come quella di Giusy Marchetta vibrare con sole 40 pagine, dovete tu anche... ti sei tranquillizzato, diciamo. L'ansia delle pagine. È un indice anche di sinteticità, ma anche di efficacia, sia certo. Nella trasposizione, sia in quanto tempo arriva il messaggio, certo. E il bersaglio viene colpito. Certo. Grazie mille, Giusy, come sempre. Scusa, ti ho interrotta, vai. Dicevi? Sì, diciamo, l'unica cosa che volevo dire, che è veramente meravigliosa, è che invece per adulti è un libro molto bellissimo, sì. Che ho letto quest'anno, ma che è molto tosto, quindi non so se casomai lo condividete. Vai, spara. La cronologia dell'acqua. Ne ho sentito un sacco parlare. È veramente un libro... La base è sempre quella dell'acqua, comincia con una bambina che muore al momento del parto, quindi il libro è veramente, lo dico perché non è esattamente una lettura, diciamo, amena, okay. Però è un libro che quando prendi in mano non riesci a smettere di tenere in mano, perché anche se affronta l'abuso e le violenze e che cosa significa rimettersi in piedi, no? Riuscire a stare a galla, forse proprio per questo ti coinvolge e quindi non puoi smettere. Non so se è una bella notizia o meno, ma Kristen Stewart trasporrà La cronologia dell'acqua come il suo esordio dietro la macchina da presa. Ah, ma vedi. Ah, wow. Ok, allora vedremo. Sì, diciamo, prima leggete il libro, secondo me, poi se uscite l'anno dopo recuperate il film. Con calma. Kristen Stewart è la protagonista di Twilight. Sì. Beh, lei però ha una storia anche molto d'attivista, giusto? Cioè, nel senso, è una figura abbastanza interessante ad Hollywood, se ho capito bene, se la seguo bene. Non mi fa impazzire come attrice, però interessante. Riabiliterà. Esatto. Grazie mille, Giusy, come grazie sempre. Grazie ragazzi. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Ti salutiamo con The Killing Moon. Avete ascoltato esattamente Cool di... Benet. Esatto, perché era un nome piuttosto... Benet. Criptico, ma questo Cool ben si adatta a Giulia Cooter. Hai detto così, non è il male. No, non ho detto con la U, c'è una O e un'altra doppia. Perché tu sei una persona buona e invece io no. Giulia, buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Come va? Come la va? Un po' incomoda, cibo ancora. Ma Perché? Che è successo? C'è mica stato un Natale nel frattempo. No, così, sai, leggero, come sempre. Come sempre. Allora, Giulia Cooter è un'altra amica di Letture Metropolitane che, insomma, ormai frequentiamo per varie strade, cioè ti sia sfido... per Goodbook che per tante altre cose. Ti sfido a delineare un profilo... Ma perché? Comprendente tutto. Mi devi sfidare la mattina del 27 dicembre? Per quale motivo? Ti ho fatto del male? No, va bene. Giulia Cooter in realtà fa tante cose, ha fatto anche un podcast, vari podcast. Raccontami un po' dell'ultima avventura. Se si può dire poi. Sì, direi di sì, stanno uscendo le puntate con Zelda as a Writer.
Sì, si può dire, fra l'altro, vai. In realtà sono uscite tutte. Ormai. Sono già uscite tutte, è vero, sì. Esatto. Raccontami. È un podcast di, si chiama Parlando Fra Noi ed è un podcast prodotto da Cora Media, ma per H&M ed è l'Active. Ed è, sono delle conversazioni fra donne, le host siamo io e Camilla Ronzullo, che appunto probabilmente chi ama i libri conosce come Zelda Was a Writer, mm-hmm. Su Instagram. E in ogni puntata, sono quattro puntate, parliamo con una donna che in qualche modo ha un profilo professionale particolare, un percorso professionale particolare, quindi passiamo da imprenditrici a donne che lavorano in ONG, donne che lavorano in contesti, diciamo, socialmente utili, eccetera, eccetera. Sono quattro puntate brevi, però sono delle conversazioni molto, molto dense, vi invito ad ascoltarle e sono disponibili su tutte le app di podcast. Perfetto. Allora Giulia, io però ti ho chiesto anche di scegliere una cosa bella vista, letta o sentita in questo 2022. Cosa hai scelto? Ho scelto un libro, quindi okay. Ho scelto una cosa letta, anche se avevo molte idee, però vabbè, alla fine ho scelto La cronologia dell'acqua, mm-hmm. di Lidia Juknovic, che è edito da Nottetempo. Ed è il libro con cui, diciamo, Nottetempo è stato al Salone quest'anno, sì. Quindi è uscito insomma intorno a maggio, adesso non mi ricordo esattamente, però in realtà è un libro di alcuni anni fa. Lidia Juknovic è una scrittrice e anche docente universitaria americana e questo è diciamo il suo memoir più famoso, quello con cui è diventato molto famoso anche negli Stati Uniti. In realtà in Italia sono usciti alcuni suoi libri negli anni passati per piccoli editori e appunto adesso poi La cronologia dell'acqua è stato tradotto da Alessandra Castellazzi, mm-hmm. in italiano. Ed è uno di quei libri di cui hanno parlato tutti per mesi, su cui io sono di solito sempre molto scettica, sì. Perché questi fenomeni con tanto hype della letteratura mi lasciano sempre un po' così. E invece poi alla fine ho deciso di recuperarlo, soprattutto facendo quella cosa che non faccio mai di vabbè dai basta, non compro un libro nuovo, guardo cosa ho nella libreria e vado a recuperare delle cose. Quindi l'ho letto in autunno e in realtà è un libro pazzesco che consiglio a tutti. È appunto, diciamo, il memoir, quindi è una storia, insomma, una storia autobiografica. Come vi dicevo, lei è adesso è una docente di scrittura, ma ha una vita molto travagliata e racconta, diciamo, un po' tutta la sua infanzia, la sua adolescenza, poi la sua giovinezza. E lei viene da una famiglia disfunzionale con un padre violento e una madre, diciamo, alcolizzata, incapace, diciamo, di difendere lei e la sorella. Lei a un certo punto riesce, grazie a una borsa di studio sportiva, perché lei è una nuotatrice, riesce ad entrare in un prestigioso college americano, però, diciamo, inizia una vita di sregolatezze in cui cerca in qualche modo di sopperire a tutto l'affetto che le è mancato nella sua infanzia. Ed è un libro, secondo me, molto bello, al di là di quello che racconta della storia in sé. È proprio, diciamo, ha una forma di scrittura molto particolare, questa cosa che ovviamente c'è un grande legame con l'acqua, perché tutto, buona parte del libro gira intorno al suo legame anche appunto con lo sport del nuoto. Però questa cosa dell'acqua ritorna anche, diciamo, nella forma, perché è un memoir molto, cioè, non cronologico, i ricordi si susseguono in modo... appunto un po' come se fossero un po' a flusso, come, diciamo, l'acqua. Sì. A ondate, sì. E quindi, sì. Insomma, la scrittura è anche molto molto interessante, secondo me. Cioè, appunto Alessandra Castellazzi è stata molto brava nella traduzione, quindi è veramente, è un libro complesso, non è sicuramente una lettura, diciamo, consolatoria, mm-hmm. A volte è anche, secondo me, un po' impegnativo, nel senso che è veramente crudo. È un po' una vita come tante, cioè, nel senso, un esatto. Po' quella roba, fa quell'effetto lì. Sì, fa quell'effetto tipo che fai fatica, cioè che ti fai del male a leggerlo, esatto. ma non riesci a smettersi, è proprio quell'effetto lì, benissimo. Esatto. E forse è stato, diciamo, uno dei libri più sorprendenti, anche perché io appunto partivo un po' scettica di quest'anno e quindi volevo, insomma, consigliarvelo. Grazie mille Giulia.
Giulia, che ha sempre grande stile ma anche grande polso della situazione, posso farle questa domanda: che anno sarà il prossimo anno? In che senso? Che c'ha la palla di vetro, Giulia? Come... Oddio, in tutti i sensi. Giovanni, che responsabilità, non lo so che anno sarà, spero clemente. Perché santo cielo, basta. È stato bello ma abbastanza impegnativo, quindi spero un po' più rilassato, diciamo così. Bene, dopo questo leggero compito che ti ha affidato Giovanni, no, magari puoi ritornare, lo so, sotto il piumone, spero che tu, no, invece no, sei al lavoro, sei operativo. No, invece sto andando ad aprire un nuovo contratto della cassa dei rifiuti, pensate che bello. Oh, vedi? Che amenità. Io volevo proprio questo, cioè cosa... La tassa dei rifiuti, il volevi. Futuro. E tanto ci arriva pure, non ti preoccupare. No, però il futuro, okay. Magari qualcuno poteva dirmi, andrò a vedere i Maneskin all'Olimpico, oppure vado ad aprire una nuova tassa dei rifiuti, un nuovo contratto. Bene. Alcuni, esatto, potrebbero dire sono la stessa cosa, però io no. Grazie mille, Giulia, a presto. Ciao ragazzi, ciao. Buon anno. Ciao. Grazie, ciao. Altrettanto, sì, ciao. Questo invece è Still on Fire, Trent Moller, che con i rifiuti magari ci sta, sì e no. Che si è messo agli atti. Mi hanno appena chiesto una persona in questa stanza, ma non farò il nome. Per favore, chiama Valentina, così togli sto Trent Moller che mi ha già... No, allora, io non ho niente contro Trent Moller. Non ho detto che eri te. Non ho detto. Non ho niente contro Trent Moller, so che sono le 10 del mattino, non so. In questo spazio-tempo. Sì, esatto. Magari. Buongiorno Valentina, Valentina. Buongiorno. Santini. Come stai? Bene. Post-pranzi, ecco. Bene, quindi diciamo un po' appannata. Ecco. Sì, vi stiamo chiamando a tutte, insomma, varie voci amiche, tutte un po' in digestione. Imbottite. Ancora in digerenti. Sì, esatto. Allora, Valentina, come stai vivendo questo fine 2022? È stato un anno importante per te? Sì, no, vabbè, per me il 2022 è stato clemente, un po' col botto, sotto tanti punti di vista, quindi perfetto, per me è andata bene. Dal 2023 non chiedo altrettanto, insomma, va bene, ho portato a casa un 2022 buono, quindi va bene così, insomma, mi accontento anche di meno per il prossimo anno. È uscito il suo libro in questo anno, sì. L'osso del cuore per EO, un libro bellissimo di cui abbiamo parlato, tra l'altro recuperate se volete l'intervista, la trovate su YouTube. Yes. E invece, come alle altre persone che abbiamo sentito questa mattina, ho chiesto a Valentina di proporci, diciamo, qualcosa che ha letto, visto o sentito in questo 2022. Cosa hai scelto? Senti, io ho scelto, proprio fuori dal tema natalizio e dal periodo dell'anno, vai, si chiama questo libro Zombie Outbreak, la filosofia e i morti viventi. Mm-hmm. È un gioiello, è fantastico. Un po' di tempo fa mi era stato chiesto di tenere una master, un corso, per un'associazione di Torino, sugli zombie e la letteratura. Io ovviamente ho detto immediatamente sì, perché mi sembra un argomento stupendo, e alla mente mi sono venuti libri che hanno trattato, no, gli zombie in maniera un po' più contemporanea, quindi mi è venuto in mente La carne di Cristo, sì. E mi è venuto in mente Zombie della Ozza, che è uno dei miei libri preferiti. Poi però mi piaceva, mi sono messa a studiare, diciamo, perché gli zombie sì, come fenomeno pop li conosco, come li conosciamo tutti, però proprio per bene nelle maglie non... E sono incappata in questo libro fantastico, un libro del 2015, è brevissimo perché sono 95 pagine, proprio un librettino, e è stupendo perché affronta in maniera serissima il tema degli zombie nella filosofia, in qualche mm-hmm. modo, no? Quindi partiamo da Platone e ce li facciamo tutti, e è veramente, veramente, veramente fantastico, di Rocco Ronchi. È stupendo, sì, è una delle mie letture preferite di quest'anno, è stata proprio una bella scoperta. Ma tipo, cioè nel senso, un esempio di zombie? Beh, no, la domanda che si pone l'autore è un po' questa, no? Parte dicendo, va bene, anche a lui era stato chiesto di parlare degli zombie, dice ok, io tratterò gli zombie come soggetto filosofico vero, ok? E da lì fa un'analisi che affronta, nella quale affronta lo zombie partendo da come ci appare, no? Quindi certo. Parte da Romero, da quando esce, mm-hmm. insomma, sì. nel film, da quando li vediamo, perché poi lo zombie è una creatura visiva per noi, sì. Cioè, esiste in letteratura, nasce forse prima lì, però noi abbiamo in mente proprio la fisionomia dello zombie, sì. No?
Quindi prima lo zombie lento, poi lo zombie come metafora di tantissime cose, sì. No? E partendo proprio dall'estetica dello zombie, quindi dal fatto che non abbia un cervello, dal fatto che sia putrescente, dal fatto che emerga dalla terra, lui ne fa un'analisi appoggiandosi a quelle che sono le teorie filosofiche che tutti, insomma, in qualche modo conosciamo. Per esempio parla del Dasein, no? Cioè dell'uomo, dell'essere nel tempo, dell'esserci, no? E racconta di come in realtà lo zombie non sia un po' fuori, no? dal tempo, mm-hmm. No? Non è come l'uomo, no? Non è come un uomo perché sì, perché è fossilizzato nella sua morte, nel senso che esatto, certo. Cioè è una creatura liminale, no? Si trova in questo confine, quindi non è né vivo né morto, però non ha una finalità, quindi poi parla della questione a ripetere, poi insomma, e fa un excursus veramente, veramente fantastico. Bello, no? E poi è bellissimo, una cosa che ho scoperto, che secondo me racconta tanto mm-hmm. della nostra società, di come gli zombie siano presi fortemente sul serio. Cioè ci sono stati dei matematici canadesi che hanno calcolato a livello matematico con dei sistemi con che probabilità sopravviveremo a un attacco zombie. Sono stati fatti un protocollo, è stato messo in atto proprio per nell'addestramento militare in America, per verificare insomma come ci comporteremo in caso di attacco zombie. Sì. Sono stati fatti proprio dei protocolli. Ma forse non so se è per la narrazione che ne hanno sempre fatto, è come se fosse una cosa che in fondo non è così improbabile. Esatto, comunque io faccio uno spoiler subito grossissimo: secondo il modello matematico, in caso di attacco zombie moriamo tutti, insomma, non ci danno grosse possibilità. Quindi non c'è un problema, non ce lo poniamo proprio il problema. Anche però se esistono in America, per esempio, delle case progettate in vendita, progettate per un possibile attacco zombie. Romero stesso ha fondato, anche questo secondo me è una cosa fantastica, una scuola di trucco, no scusami, non Romero, il truccatore di Romero, sì. È quello che poi ha fatto anche The Walking Dead, no? Sì. È lo stesso, se non mi viene il nome, c'ha una scuola, quindi dove insegna il trucco, insegna recitazione zombie, cioè insegna gli attori a fare gli zombie. È che non è facile, non è facile perché fare lo zombie in maniera credibile, cioè che non sembra un idiota, ma che è una cosa che insomma che fa veramente paura, non è facile. Stiamo parlando di Greg Nicotero o Gregory Nicotero. Ok. Beh, insomma, grazie mille Valentina, non mi aspettavo nulla di meno da te. grazie mille, a presto. Grazie a voi, un abbraccio. A questo punto abbiamo parlato di zombie, abbiamo parlato di esseri liminali, che mi sembra una definizione molto interessante. Dall'ultimo, se non sbaglio, libro, disco di Rob Zombie, stiamo per ascoltare The Eternal Struggle of the Howling Man. Grazie Valentina. Grazie a voi, ciao. Toys in the Attic, Aerosmith, questo era il nostro, il consiglio di un ascoltatore rispetto al discorso dei giocattoli. Ho recuperato un po' di immagini della fabbrica di mostri, sì, è quella, è proprio lei. In realtà fa degli insetti più che dei mostri, sì. Chissà se Ilaria... Sono io. Eccola, Ilaria, sei in diretta, ti buttiamo subito in diretta così. Avevi la fabbrica dei mostri? Hai mai giocato la fabbrica dei mostri? Sai che non l'ho mai avuta? Neanche io. Però la volevi un po'? Sì, la volevo. Ma io prima di tutto volevo girare la moda, che non ho mai avuto neanche quello. Ah no, io quello ce l'avevo. Io ce l'avevo tutte queste cose. Forse la mia infanzia, che pensavo fosse poco consumistica, lo era tantissimo. Ho scoperto questo. Benvenuta Ilaria Gaspari, che se ti azzardi a chiedere cosa stai facendo... Ci metti la risposta, dura più della domanda, sicuramente, perché è una delle persone più instancabili che abbia mai conosciuto, quindi credo suo malgrado, purtroppo. Guarda, sì, mio malgrado, esatto, io sarei pigra. In questo momento, se mi vedeste, sono sul ciglio di una strada provinciale, okay. Con il computer, perché il telefono si era, pensavo si fosse caricato, invece non si è caricato, quindi l'ho collegato al computer, e sono qua, nell'unico punto dove prende il telefono. Povera Ilaria, vedi. Indosso anche degli occhiali da sole a cuore, quindi se qualcuno mi fotografa è possibile che succeda. Fatelo. Passando, perché è un'immagine un po'... Dai, fantastica.
un po' particolare. Grazie per la fatica, allora. No, per la, no, perché lei è così, cioè lei riesce a fare delle cose veramente da supereroina ogni tanto. Come è andata? Come sta andando questa? Sei riuscita a fare un pochino di vacanza? Stai facendo un pochino di vacanza? Ci preoccupiamo. Non ancora, ti devo consegnare una serie di cose. Tanto per cambiare. Ti devo consegnare prima di Natale, però sto provando. Nei prossimi giorni, qualche giorno me lo ritaglio. E voi? Direi. E noi, piano piano, insomma, ogni tanto qualche giorno ce lo siamo ritagliato. Ma dove, però scusami? Non ci fermiamo. Vabbè, un pochino, sì. Beh, giorni di Natale, dai, sì, un pochino. Sì. Quando io mi distraggo, tu vai in vacanza. Io vado in vacanza e poi viceversa. Sì. Poi c'è la radio, non so se abbiamo una trasmissione radiofonica di 3 ore a settimana, quella potrebbe tranquillamente essere una... È ancora un impegno, esatto. Sì, una vacanza. Allora, Ilaria, che cosa ci vuoi consigliare per questo 2022 che ti è piaciuto molto, letto, visto o sentito? Allora, intanto vi consiglierei dei romanzi che ho letto ultimamente che mi hanno colpito particolarmente. Uno è un libro che secondo me è perfetto per le vacanze di Natale perché è un po' un romanzo di avventura, ma anche molto teatrale, molto essenziale. E si intitola Ultramarino, l'ha scritto questa autrice francese che si chiama Mariette Navarro, ed è un libro che mi è piaciuto tantissimo perché è una storia di mare classica, però è contemporanea, quindi insomma molto bello. Un altro libro molto bello che mi è piaciuto è L'occhio del pettirosso di Giuliana Altamura, che è uscito per Mondadori, che è un romanzo molto atipico e anche questo con delle atmosfere montane, secondo me mare e montagna per le vacanze di Natale sono perfetti. Okay. Però sono due libri molto belli, cioè al di là dell'ambientazione sono veramente molto, molto, molto belli. Un altro libro che ho amato quest'anno, che secondo me va tenuto sul comodino, è una raccolta di lettere che è stata curata da Cristina Marconi, che sono lettere di addii, cioè di gente che si è mollata. Non sa mai, può essere sempre utile tenerselo sul comodino. Quindi come libri io vi consiglierei questi tre. Quello di Cristina Marconi si chiama Come dirti addio ed è pubblicato da Neri Pozza, Ultramarino è della Nuova Frontiera e L'occhio del pettirosso invece è Mondadori. Questi sono gli editori, così per completezza. Quanta efficienza, Ilaria. Tutto questo su un ciglio di una provinciale. Con gli occhiali a cuore, sul ciglio di una provinciale, col computer, il telefono attaccato, veramente io non so cos'altro chiedere di più. Abbiamo rallentato un camioncino, secondo me, per capire se avevo bisogno di qualcosa. È tutto a posto, signore, non si preoccupi. Grazie mille, Ilaria. Tutto sotto controllo. No, per quanto riguarda invece il filone film, non so, io sapete che io non riesco a guardare le serie, cioè l'unica cosa che riesco a fare è un rewatch ossessivo di Gilmore Girls. Okay. È l'unica serie che riesco a guardare, perché non ho tempo fondamentalmente. Certo. E mi quindi chiedo non perché. Infatti. Non ce la faccio. Quindi l'unica altra cosa che mi tiene sveglia sono poi film horror. Okay. Recentemente ho visto un film horror sugli emoji che si intitola Smile, che mi è piaciuto molto. Ah sì, io lo volevo vedere, quindi è bello? Vale la pena? A me è piaciuto, okay. A me è piaciuto. Sì, fa anche abbastanza paura. Oh, ottimo. Sì, sì. No, poi io in realtà sono una fan di questo genere appunto horror tecnologico. E ne avevo visto uno anche, cioè, che vi consiglio se vi capita, non so se è ancora su qualche piattaforma, però si intitola The Host e praticamente è, credo, il primo film horror girato in pandemia, perché è girato tutto su Zoom. È una seduta spiritica. Ah, di sì, sì, ho capito qual è. Sì, ho capito. Sembra praticamente le mie lezioni di fotografia. Lo sapevo che andavi in quella direzione. Ma perché c'è la medium che ovviamente le succede qualcosa di che non doveva succedere. Però non ve lo sto a dire perché sennò non vedete il film. Però quello è molto bello perché poi appunto è veramente molto quotidiana come cosa. Quindi è molto figo. Ed ascoltare, io ultimamente appunto avendo fatto un podcast mi sono messa ad ascoltare altri podcast e adesso sono tutta presa da questo podcast che è uscito per sempre per Emons come anche il mio, scusate, non voglio essere... No, ma come si chiama questo podcast? Io non lo so. Si chiama Il Sesso Incomodo. No, è il tuo. Dopo parliamo anche adesso. Il mio è Proust, sì. Ah, ok. Sì, e fra l'altro adesso, per appassionarsi di Proust, vi consiglio di ascoltare, penso sia ogni domenica, ancora per qualche settimana, su Radio 3 c'è Gianluigi Simonetti che fa un suo podcast prustiano su Radio 3 che è bellissimo, ve lo consiglio. E poi no, c'è questo podcast che sto ascoltando sempre di Emmons che mi piace molto, Il Terzo Incomodo, non so se l'avete sentito, è molto divertente perché parla di triangoli amorosi.
raccontati sempre dalla parte di quello che ha fatto la fine peggiore nel triangolo, che c'è sempre purtroppo. Certo, certo. Quindi, molto figo. È bellissimo, Ilaria, come sempre parlare con te. Tu sei stata l'unica che ha effettivamente poi scelto una cosa, per, cioè varie cose per ogni categoria, quindi noi apprezziamo tantissimo questo tuo impegno. Tutto grazie questo mille. Con gli occhiali a cuore, sempre in gli occhiali in bilico, ok. Il telefono, lo scotterò col telefono stesso, così poi avete questa testimonianza di questo momento. Grazie mille Ilaria, buon 2023. Grazie. Un riposati, mi raccomando, riposati. Sì, ci provo, dai, anche voi, eh. Ok, sì. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. La sigla di Scrubs, se per caso vi foste ricordati qualcosa in particolare, e salutiamo la nostra presidente Maura Cenciarelli che ci è venuta a trovare tutti in piedi come a scuola. Siete proprio stupidi, ma stupidi anche a fine anno, Ma di più a fine anno. Perché è la fatica dell'anno che si fa sentire tutta insieme. Avete Maura? Passato bene i giorni natalizi? Ma guarda, abbiamo più che altro mangiato e rotolato e mangiato così. Non mi guardare con aria interrogativa, perché è esattamente quello che abbiamo sì, fatto. Sì, si vede di Giovanni. Dimagrito, penso. Ma no, dai. Penso, lui è dimagrito, io mi copro molto di più per evitare che si vedano i chili non solo del cibo. Allora, Maura, come va? Bene, voi come tutti bene? Tanto un saluto sei anche in vacanza a tutti. Tu? No, tesoro, magari. No. Ci ho sperato, poverina. No, ho detto no, fra Natale e Capodanno non lavoro, invece sto lavorando. Poi ho detto no, allora fra Capodanno e la Befana non lavoro, invece lavorerò, per cui... molto bene. Va bene, e allora come tutte le persone che abbiamo sentito telefonicamente, chiediamo anche a Maura una cosa bella che hai o letto, o visto, o sentito in questo 2022. Allora, ho sentito che mi è piaciuto molto, l'ho anche consigliato... Anzi, due cose ho sentito e mi sono piaciute molto. Una è l'ultimo album di Benjamin Clementine, che è un nero cantautore bravissimo, con questa voce spettacolare. L'altro, per andare un po' più sulle cose che si conoscono e che fanno bene al cuore, è l'ultimo album di Bruce Springsteen, sul solo, non mi ricordo il titolo, insomma, ma lo sta facendo Giovanni cerca. Grande, aspetta, si intitola, vai sotto. Eccolo qui, Only the Strong Survive, eccolo qui, soltanto i più forti. Benissimo. Mentre... Grazie al cavolo, Bruce, come sempre. Mentre volevo consigliare, non mi ricordo se è uscita l'altro anno, però io l'ho vista quest'anno, è una serie che si chiama Una Squadra, ed è una serie... È bellissima. Ah, è quella di Panatta. Esatto. Panatta, sì. E racconta la storia della è una squadra. Fissazione di Giovanni. È bellissima. Allora, la trovo girata benissimo. Montata anche meglio. Montata perfettamente. Loro sono bellissime, Panatta vabbè su tutti, ma anche Zuccarelli. Allora praticamente è la storia della squadra che ha vinto poi la Coppa Davis in Cile, sì. Ok, e dietro a questa squadra in effetti ci sono state tante cose dette, tante cose non dette, tanti conflitti, dissidi con Pietrangeli che è stato il capitano fino a un certo punto, i dolori, le polemiche per mandare o meno la squadra in Cile perché c'era la dittatura, eccetera, per cui sono sei puntate da quasi un'ora l'una, anche toste, nel senso belle corpose, piene di roba, piene densissima, bellissima, e non me ne frega niente di tennis, zero, non mi interessa minimamente lo sport. Allora io ti dico, a me piace molto il tennis, okay. Io vidi anche la coppia Panatta e Barazzutti per in Coppa Davis, voi manco eravate nati, era credo l'80 e un pezzetto, io avevo 15 anni per Flavio cui aveva 30 anni, 35 da quel paese. Scusi. Tutti e due e mi ricordo, come dice lui appunto in intervista, che c'era un tifo da stadio all'epoca, poi non si usava, adesso se fai Coppa Davis ci sta uns fra un set e l'altro, che lo trovo veramente disgustoso, esattamente come in pallavolo. Però detto tutto ciò, è bellissimo, veramente bello, guardatevelo, perché vi racconta non solo la squadra, vi racconta la storia di
cinque persone con i propri trascorsi, con le proprie vite, e vi racconta la storia dell'Italia di quel periodo in maniera molto forte, si parla anche molto forte di politica, delle idee politiche di Fanatta, insomma, veramente è scritto benissimo, girato, montato benissimo con la regia di Domenico Procacci. Che è anche l'autore, insieme a Fanatta e Paolo Bertolucci del libro, quindi è Fandango Libri e Fandango Film, producono il libro e la serie. La serie è visibile e disponibile su Rai Play, che purtroppo è la nota dolente, perché per vedere una serie su Rai Play ci devi essere molto impegno, non c'è proprio quella... Perché? È complicato andare avanti, non c'è il binge watching fluido, no, tentacolare come di quello Netflix. Di Netflix. No, ogni volta glielo devi ridare. E glielo devi chiedere sempre, sì. Magari se non sei proprio invogliato. Però qui appunto, anche probabilmente io ho visto la puntata 1, la puntata 6, perché non funzionava bene questo flusso di... Però no, è comunque basta mettere bellissimo. Uno, due, tre. Sì, torni indietro, vai. Poi. Vabbè, sì, non è Netflix. Poi Flavia si addormenta. Che è successo? Torna indietro. Vabbè, possiamo parlare di così. Te di... ne puoi pure andare adesso, grazie. No, tutto ciò perché mi hanno lasciato un microfono. Ringrazio, insomma. No, però cosa... è vero, questa è stata una fissa di Giovanni. L'ha vista... Io ho visto qualche puntata, mi addormentavo, ma non perché era noioso, ma perché avevo... Io ho dei problemi proprio grossi a rimanere sveglia in questo momento, in questo periodo. Però mi piaceva. Chissà perché. Chissà perché. Chissà perché. Invece, insomma, vale la pena. Grazie mille, Maura. Grazie a voi. Buon proseguimento. Beh, una cosa dei due... No, dei due album di Bruce Springsteen, perché sto pensando di New Yorkese in questi giorni. E opla, aspetta, arrivo. Do I Love You? Indeed I Do. La quarta, okay. L'altro, solo i forti sopravvivono dopo una pandemia. Ottimo, mi sembra una buona cosa. È Bruce. Vero. Sì, c'ha ragione. È vero. Non a tutti i torti. Vi bacio. Ciao, grazie. Maura, grazie. Quando farai il discorso alla nazione in quanto presidente? Guarda, mai, proprio mai. Non sono proprio la persona adatta, cioè, diciamolo, io sto lì perché sono l'unica rappresentante femminile in un conclave di soci maschili. E capito? Questa è sempre una buona cosa, però, farsi stare in mezzo essendo donne. È giusto. Sì, sono d'accordo. Dicono no, perché tu sei la donna, rappresenti, sei diplomatica, sei brava a tenere i contatti. Invece questo sei diplomatica è proprio il cetriolo, il classico cetriolo. Esatto. Quando ti dico sei diplomatica, è una vita che a me dicono questa cosa. Vero, mi sono un po' stufata. Ciao, vi amo. Ciao. Alberto, tra l'altro, scrive al 351-52-41-101. È bella pure per chi non ama il tennis, meravigliosa. Sottoscrivo, Alberto. Questa invece è la scelta appunto della presidentessa, la presidente del consiglio di Radio Elettrica. Metti sta canzone per piacere, su. Bruce Springsteen, questo è dal suo ultimo album, La scelta di Maura Cenciarelli, che è passata a trovarci e che ci ha dato il suo consiglio per questo 2022 di una cosa bella, ascoltata e sentita e vista in questo 2022. E invece al telefono abbiamo Adriano Ercolani, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buttato così in diretta in maniera un po' così. Ma lui è come un gatto. Quando lo lanci, cade sempre in piedi. Casca in piedi, va bene. Siamo nati pronti, ragazzi, lo sapete. Parla per te, perché io proprio no. Allora, Adriano, come stai? Come è andato questo Natale? Dai. Non lamentiamoci, siamo nel consueto frullatore, ma è divertente. Ok. Il Natale, tutto bene? È proprio Radio Casa Mia. È Radio Casa Mia, ma che vuoi? Sì, oggi sì. Ma guarda, io ne ho fatto anche un po' su Facebook, ho dedicato queste ore, no? Ieri sono morta da ridere, sono morta bellezza, perché tu come al solito sei partito con una serietà. Ma non spoilerare, no, non lo dico, parlare, dico povero. Una serietà e un impegno e poi hai preso delle vie... No, ma io penso che tutti noi non dobbiamo sprecare il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo, no? Esatto. E quindi queste ore di relax, prima nella frenesia lavorativa, dedichiamole alla cultura e alla bellezza. E appunto La poliziotta nella scuola del buon costume, secondo me è un film colpevolmente sottovalutato, in cui emerge il sentimento del tragico che è tipico della figura di Nino Banfi, e soprattutto c'è questa sorta di gag
progressione zen della stessa gag per tutto il film, cioè per 90 minuti è sempre la stessa gag, fino a un crescendo parossistico in cui Noah Baumbach si incassa talmente tanto che sembra Jack Nicholson in Shining, dalla molto bello. Ok, e questo è sicuramente insomma un consiglio per passare queste feste. Il primo consiglio di questa nostra rubrica. Sì, benissimo. Sì, sì. Poi che altro c'è? Ma io volevo tornare, visto l'atmosfera natalizia, no? di questa religiosità che ci induce a essere più buoni, volevo tornare alla mia antica passione fumettistica. Prego, prego. Consigliando Discepoli di Benjamin Mara, okay. Cioè disegnato da questa rockstar del fumetto internazionale, un fumetto in realtà scritto da David Birk e Nicholas McCarthy per The Editore, che è semplicemente un film, diciamo, un fumetto sulle conseguenze devastanti di un'educazione settaria americana che conduce a un massacro raccontato in salsa splatter. Mi sembrava giusto per l'atmosfera natalizia. È stato un lapsus piuttosto. È un fumetto molto interessante, uh-huh. Molto cruento, però anche molto significativo, se poi noi andiamo a vedere come queste componenti, diciamo, di settarismo e di esaltazione religiosa fanatica siano così pervasive nella cultura americana. Pensiamo al delirio di QAnon, no? di tutta quella sorta di humus infernale che poi ha portato alle elezioni di Donald Trump, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato più volte. Esattamente. Sì. Tra l'altro il tuo lapsus è piuttosto felice perché stavi dicendo che era un film Discepoli e effettivamente, avendolo sfogliato, ha dei ritmi veramente, oltre che appunto delle... Sì, assolutamente, mm-hmm. ha dei ritmi da thriller che diventa slash, per usare le etichette tipiche di noi giovani nerd. Sì, di noi giovani. Diciamo che, come avrete intuito, tutte le persone che sono care e vicine a Letture Metropolitane hanno questo grande interesse per tutto ciò che è horror, cupo, malinconico, terrificante, perché praticamente ci hanno consigliato quasi solo horror in questa puntata. È Natale. Ti ringrazio che stai dicendo tu il genere, vista la mia emozione. Perché invece io, scusa. Ti sei sacrificata tu. Rita Petruccioli ha detto che non riesce... Dei podcast ASMR in cui noi diciamo solo horror, inducendo a un sonno di massa. Poi tutte R diverse, perché ovviamente la mia è diversa dalla sua, e se Rita Petruccioli avesse avuto il modo, diciamo, di intervenire in questa puntata sarebbe stato un ma bellissimo... Infatti dobbiamo fare un brano rap solo di parole palindrome piene di R. Oppure di noi che diciamo brano rap, che pure non è il massimo. Esatto, della... Senti, quindi hai altri consigli oltre a questo fumetto? Io me ne ho preparato soltanto uno. Ok, no, va bene. Sì, nel senso... Qualcosa che hai visto oltre alla poliziotta, diciamo, qualcosa che ti ha colpito o serie o film recenti? Allora, seriamente, anche su questo ho fatto un po' su Facebook. Sapete che la morte di Sinita Miaglio ci permette di avere niente come la morte di un parente strettissimo, e a parte le battute, si trova su YouTube, c'è un bellissimo, veramente bello documentario su l'ultima nazionale jugoslava, adesso va molto di moda questa epica, a volte anche un po' eccessiva, no? Sul caso dell'Erani è stato molto criticato, no? Per i suoi commenti entusiastici, però in realtà sulle imprese di Messi, però in realtà Federico Buffa Docet, lo sport e il calcio in particolare negli ultimi decenni sono stati veramente crocevia, no? della volte occasione di riconciliazioni diplomatiche, eccetera, eccetera. La nazionale della Jugoslavia degli anni 90, dell'ex Jugoslavia ovviamente, era probabilmente la squadra più talentuosa del mondo, cioè veramente una squadra che da un punto di vista tecnico poteva sfidare il Brasile, non a caso avevano vinto i mondiali del campionato juniores. Purtroppo quella squadra fenomenale, i cui poi singoli giocatori sono andati a diventare protagonisti delle grandi squadre di quegli anni, tra cui il Real Madrid o, per dirne una, la Lazio di quegli anni, in realtà quella nazionale è stata appunto disgregata, vista la situazione drammatica e le atrocità commesse ovviamente in quegli anni nell'ex Jugoslavia. C'è questo documentario che si trova su YouTube in cui
vengono intervistati Sinisa Mihajlovic, Boban Mihajlovic e Savicevic, e lì emerge proprio come questi calciatori che fino a due anni prima giocavano insieme come fratelli, poi appunto si sono ritrovati come avversari in stati che erano diventati veramente l'incubatrice di quella che sarebbe stata la violenza poi esplosa nell'estate. E c'è questa figura straordinaria, credo di conoscerla bene, Ivica Osim, che è all'allenatore di quella nazionale straordinaria distrutta poi dalla storia, che è veramente una figura di una saggezza e di una malinconia commovente, perché stava per condurre insomma questa nazionale a una vittoria che avrebbe potuto anche unificare il paese, no? Una vittoria simbolica, invece è andato tutto come purtroppo sappiamo. Parli dell'ultima nazionale jugoslava, questo è il documentario. Sì. Mi va il titolo sia questo, comunque se si cerca su YouTube. Sì, no, si trova facilmente. E se puoi, Sinisa Mihajlovic con la maglietta della Lazio più bella di tutti i tempi nell'anno dello scudetto, quindi mi piace ricordare. Sì, è proprio questa, The Last Yugoslavian Team in inglese. Grazie mille Adriano. Grazie a voi. Grazie. Ragazzi, buon anno. Abbiamo consigliato un fumetto e un documentario sulla guerra più atroce degli ultimi anni, quindi ancora buon Natale. Benissimo. E la tua scelta, anzi la tua involontaria scelta musicale è ispirata al nostro viaggio di andata verso Lucca che abbiamo fatto recentemente. Ok. Che è Alfred's Team di Eminem. Ottimo, ci sta. Concludiamo sempre con grandi note di pace e di esatto. Sì, zero terrore, zero... Viva il Natale. Vabbè, d'altronde se cominci così... D'altronde nel 2022 non è che possiamo... La deriva è quella, per cui ci sta. Esatto. Va bene. Siamo in anticipo sui tempi. Esatto. Ciao, grazie. Adriano, ciao. Buon anno, ciao ragazzi. A presto, ciao. Nancy Boy, Placebo, probabilmente una delle poche occasioni in cui io passo un brano dei Placebo, perché non è che mi piacciono proprio tanto, ma perché sono ignorante, non come il nostro ultimo ospite al telefono, Sasha Naspini, buongiorno. 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 Scusaci Sasha per questo risveglio improvviso e anche un po' violento, va così stamattina. No, sono stupito di trovarvi pieni di vita in questo modo a quest'ora dell'alba. Guarda, lascia fare, che qua già da parecchio che siamo pieni di vita. Alle 5 meno un quarto, no. Quella è una citazione Vabbè. Dotta. Allora, Sasha Naspini, ormai un nostro ospite ricorrente, e siamo sempre molto felici di sentirlo. Tra l'altro, credo che accadrà fra un mesetto più o meno la nostra intervista di rito per la nuova uscita, perché il 25 gennaio esce esatto. Villa del Seminario, il nuovo romanzo di Sasha, sempre per EO, che ovviamente io non vedo l'ora di leggere e ovviamente non vedo l'ora di chiacchierare con te di questo libro, quando sarà tempo. E intanto ti chiedo invece, come ti avevo anticipato, qualcosa che hai letto o visto o sentito in questo 2022 che ti ha colpito particolarmente. Ma guarda, rispondo un po' come risponderebbe Paolo Migone, vengo volontario e non so niente. Benissimo. Nel senso che non mi sono preparato nulla, ma in realtà la settimana scorsa ho avuto modo di partecipare alla premiere di Netflix sulla vita bugiarda degli adulti. Mm-hmm. E a proposito di cose viste, insomma è stata una bella serata, naturalmente c'è stato il lancio in delle prime due puntate della serie, che uscirà poi il 4 gennaio se non mi ricordo male. Esattamente. Vero? Mi ricordo sì. Male. No, giusto. E niente, sul palco prima della proiezione c'era un po' una parte dello stato maggiore della produzione, Procacci, Andreatta, Castiglioni, c'era la Golino, questa nuova ragazza che interpreta la protagonista, Giordana Marengo, bravissima. E l'Andreatta stessa insomma ha fatto nel suo discorso, ora non vorrei alterare più di tanto le sue parole, ma insomma alla fine il senso era un po' quello di... abbiamo trovato un nuovo modo insomma di proporre la serialità in Netflix, eccetera, eccetera. E sembrava un po' un discorso di rito. In realtà, io devo dire la verità, poi magari sarò sconfessato dal vostro punto di vista, io non ho nessuna autorevolezza in questo senso, però mi è sembrata veramente una bella mossa, una partita giocata molto bene, insomma, sia dal punto di vista registico, dal punto di vista attoriale. Quindi una delle cose che mi vengono in mente di questo 2022
c'è sicuramente, anche perché è molto fresca di qualche giorno fa, insomma, La vita bugiarda degli adulti, che vedrete. Vedremo, sì, è proprio lì pronto. Tu avevi letto comodino. Il libro anche? Sì, certo. Okay. No, perché io no, per dire, ok. E cioè, hai trovato, cioè, come hai trovato il rapporto, anche se non hai visto ovviamente tutta la serie, immagino vi abbiano fatto vedere i primi due. Cos'è, i primi due? Le prime due puntate, esatto. Che cosa, cioè, com'è il rapporto tra serie e libro, secondo te? Come l'hanno gestita? C'è sempre da fare quel piccolo esercizio interiore, no? Di scollarti tra quella e la tua suggestione, specialmente in una faccenda immersiva come la lettura, no? Dove te tirai un po' anche il tuo mondo, nonostante quello proposto, e quello che poi viene riletto e proposto appunto in questo caso da De Angelis, no? E quindi non, io personalmente non mi sono sentito tradito in niente, e anzi ho trovato anche proprio la scelta, proprio la regia, una regia molto intima, molto... poi ora qui mi dovete scusare perché magari non ho gli strumenti per entrare nel merito fino in fondo. Mi ha stupito molto questa Giordana Marengo, questa ragazza nuova che a quanto ne so, a quanto ho capito, è arrivata a fare questo, a ricoprire questo ruolo con un self tape inviato così, no? E poi la Golino, insomma, nella coprotagonista. Insomma, è la zia, insomma, la zia Vittoria, che è veramente potente, secondo me, bravissimo, anche prezioso. Insomma, ecco, tutto il progetto, ma che si discosta non solo dal punto di vista della realizzazione in questo caso, no? Sul progetto stesso, è stretto, no? Ma si discosta proprio dalla logica dell'intrattenimento, tra virgolette, proposta fino a oggi, diciamo, da Netflix. Ma, insomma, quindi le parole dell'ambiente poi mi sono tornate, ecco, diciamo. Beh, sarà interessante anche perché appunto la Ferrante è una lettura internazionale e quindi sarà interessante vedere se anche all'estero, diciamo, ci sarà una curiosità, come spesso sta succedendo negli ultimi tempi per le produzioni italiane. Si entra veramente in una Napoli dei primi anni 90 e si entra proprio col napoletano, quindi credo lo vedranno sottotitolato, doppiato. Sì. Vabbè, d'altronde hanno visto Zero Calcare, potranno vedere pure la bugiarda degli adulti. Per non parlare di Gomorra, ecco appunto, cioè Gomorra, insomma, anche quella. Comunque sì, Giordana Marengo si è diplomata in maturità italiana e delle scienze umane nel 2021. Accidenti. Liceo Mazzini di Napoli. Sto leggendo il curriculum che viene dalla sua agenzia. E ha fatto soltanto La vita bugiarda degli adulti, è madrelingua italiana ma ha un inglese scolastico e tra gli sport, le altre attività e capacità ginnastica, artistica e pianoforte. Cioè ha fatto un inizio col botto, cioè da zero a questo? Sì, da zero a un milione. Interessante. Tra l'altro la regia è affidata ad Edoardo De Angelis che... veramente è un ottimo autore, ma anche un bravo regista. Vi consiglio caldamente Indivisibili, un film del 2016, con Angela e Marianna Fontana, che interpretano due gemelle siamesi. Bellissimo, vero, molto bello. Bellissimo. Mm-mm. E poi ce n'è. Grazie mille, Sasha. Sasha, posso chiederti com'è essere trasposti a teatro? No, non ti ho sentito, scusami. Come ti sei sentito vederti trasposto al teatro? Parla di Nives. No, su Nives. Sì, sì. No, è stata una bella esperienza, è tuttora una bella esperienza. Allo stesso modo, prima parlavo, no, di quell'esercizio interiore che devi fare per staccarti da una lettura che hai fatto, la tua intimità, il tuo immaginario. E in questo caso io, per reagire... provare a reagire obiettivamente a quello che è successo che succede sul palco quando Nives va in scena, devo fare un po' la stessa cosa, la stessa operazione, no? Perché una parte del mio ego forse, no? Va un po' anche lì, anche lui sul palco. E la strategia, la realizzazione che hanno trovato l'Accademia Mutamenti, Mutemago, per portare in scena la telefonata di Nives, per me è stata molto emozionante. Tra l'altro è uno spettacolo teatrale che va in scena con il pubblico in cuffia. Ah, no? Che figo! Ogni spettatore ha le sue cuffie in cui ascoltano il dialogo, lo scambio tra Nives e il veterinario Adriano Bottai, un po' come se fossero il terzo orecchio. Questa l'ha trovata
insomma, interessante. Bello impegnativo per gli attori, eh? Cioè, perché non si perde niente. Cioè, devi essere proprio molto concentrato, concentrata e... Beh, però è interessantissimo. Gli attori, lo dico, sono Sara Donzelli e Germano Piazza. Sono veramente... Insomma, io sono rimasto, ovviamente, sono involto, però insomma sono rimasto davvero colpito, anche dal punto di vista, insomma, mnemonico proprio, perché insomma fanno un'ora e 40 minuti di spettacolo senza staccare mai dritti. Certo. Bene, bello, speriamo di beccarlo bello. In qualche modo. Girerà? Anche qui, girerà, si può dire? Speriamo di sì. Se ci sarà a Roma? Sì, speriamo. Tu sai già? Dovrebbero aggiornare le date a gennaio. Ah, ok, seguiamo allora. Lo seguiamo. Non diciamo altro. Grazie mille, Sasha. Grazie a voi. A presto. Ciao. Ciao. Grazie mille. E rimaniamo in tema, anzi in ambito partenopeo, questi sono in Nugenea. Grazie, Sasha.